Salve a tutti, bentornati su Metronapoli Web TV. Oggi abbiamo il sindaco della città metropolitana che ci è venuto a trovare. E sindaco, io le faccio subito una domanda. Lei in più occasioni ha parlato della riforma delle province, della costituzione delle città metropolitane come in un'occasione epocale addirittura, dicendo che questa sarebbe stata un'occasione straordinaria. Eppure, proprio in questi giorni, lei non ha lesinato critiche al governo per i tagli e per le mancati trasferimenti alle province, addirittura tagli del personale e così via. Ma è possibile fare una riforma epocale, una riforma di questa importanza, operando solo sui tagli? Ma chiaramente no, cioè si fa una riforma appunto storica, epocale, importante, rilevante, sicuramente la più importante dopo l'entrata in vigore delle regioni all'inizio degli anni 70 del Novecento. Quindi ci voleva un accompagnamento normativo, politico, istituzionale, un accompagnamento finanziario, economico, l'allentamento del patto di stabilità, nulla di tutto questo, impegni disattesi da parte del governo in modo irresponsabile, mentre invece abbiamo avuto tagli. La città metropolitana di Napoli ha subito un taglio di 53 milioni di euro, addirittura la sorpresa natalizia di una sforbiciata del 30% del personale, tutta un'altra serie di misure negative. Quindi siamo dovuti caricare un peso immane. Ci siamo messi a lavorare perché noi siamo abituati a lavorare e non lamentarci, un duro lavoro, motivare il personale che ho trovato preoccupato ma con la voglia di dimostrare il proprio valore, di questo ovviamente ne sono fiero e contento da capo, diciamo così, dell'amministrazione. Quindi bisogna fare un lavoro di squadra, bisogna ottimizzare al meglio le risorse, dimostrare che la città metropolitana è una bella sfida, il nostro obiettivo è migliorare i servizi, non cancellarli, certo, poi andiamo a Roma, ci andiamo a fare le nostre battaglie e denunciamo, come sto facendo anch'io adesso, l'irresponsabilità di una condotta governativa che doveva e deve ancora aiutare i sindaci, le comunità per servizi migliori, cosa che non è avvenuta sinora. Insieme al governo anche la regione dovrebbe fare la sua parte. Addirittura qualche ministro in più occasioni ha detto per noi la partita è chiusa, adesso il problema è della regione. Ecco, sulla regione lei che cosa ha da dire? Cioè, non mi sembra la regione Campania insieme alla Basilicata è l'unica che non ha fatto neanche la legge di riordino. Innanzitutto non devono fare lo scaricabarile perché lo Stato, il governo, come ho detto prima, hanno delle responsabilità evidenti. La regione ne ha altrettante. Caldoro probabilmente si è manco reso conto che è entrata in vigore la città metropolitana, non se ne vuole rendere conto. Prima ha fatto ricorso contro la legge alla Corte Costituzionale, l'ha perso, adesso dovrebbe mettere in campo una serie di azioni, il trasferimento delle funzioni, risorse economiche, l'osservatorio che dovrebbe produrre risultati, nulla di tutto questo. Quindi siamo stati lasciati soli. Quindi nell'ambito di un isolamento istituzionale abbiamo trovato risorse umane sulle quali contare. Quindi ovviamente siamo preoccupati perché la preoccupazione c'è, il peso è enorme, però devo dire che il lavoro che è stato messo in campo in questi mesi è importante. Abbiamo rimesso in moto la macchina, abbiamo salvato le aziende partecipate che qualcuno voleva dissolvere e chiudere, che garantiscono servizi importanti, abbiamo scongiurato il blocco del personale, i tagli, i pagamenti del premio di produttività, ma vorrei dire un aspetto che io considero assolutamente decisivo è quello dello sblocco di 670 milioni di euro di residui attivi per investimenti, titolo secondo, cioè significa risorse che abbiamo trovato, abbiamo diciamo, fatto riemergere, allocate nelle poste della finanza locale, adesso inserite nel rendiconto e nel bilancio di previsione, che significano che nel 2015-2016 noi abbiamo molti milioni di euro che possiamo utilizzare per lavori per le scuole, per le strade, per il dissesto idrogeologico, per le infrastrutture. Quindi questo è il risultato più importante. Come ho detto stamane ai dipendenti a Via Don Bosco, diciamo, la macchina, l'aereo è decollato. Adesso bisogna dargli stabilità. Perfetto, sindaco. In questi giorni affronterete anche un altro nodo, che è quello dello statuto. Mi sembra che è stato fatto un lavoro abbastanza complesso, insomma, si va verso una fase. Lei ha assicurato che entro giugno avremo lo statuto. Ecco, ma che cosa devono aspettarsi i comuni, i cittadini dall'approvazione di questo statuto? Cioè, che cosa rappresenta questo statuto per la città metropolitana? È veramente l'atto fondante su questo statuto e c'è così veramente attenzione da parte dei comuni oppure è solo uno strumento per funzionare? No, l'atto più importante è sicuramente la legge istitutiva, la 56, cosiddetta legge Delrio. Poi abbiamo lo statuto, che come diceva lei è l'atto fondante. Sinora si è lavorato, la commissione statuto ha fatto un lavoro, però si deve migliorare.
Io penso che c'è un grande lavoro da fare con gli emendamenti, un lavoro importante nella riunione del 14 maggio del Consiglio metropolitano. Si deve fare un confronto politico forte, serrato, corretto, franco, aperto, senza preclusioni politiche, senza il tentativo da parte di qualcuno di sovvertire surrettiziamente attraverso lo statuto, la legge. Insomma, credo che si deve migliorare. Io devo essere sincero, non sono particolarmente soddisfatto complessivamente di questo lavoro che è stato prodotto. C'è da fare di più. Sottolineiamo che le strutture di legittimità, il segretariato generale ha fatto censure di legittimità su alcune norme che effettivamente vanno soprattutto a incidere sull'assetto normativo della riforma. Insomma, il rischio che la politica voglia ingabbiare il funzionamento della città metropolitana e i servizi connessi. Questo non deve accadere. Una cosa è la partecipazione politica, deve essere la più ampia possibile, il Consiglio metropolitano deve essere coinvolto, è mia intenzione dare le deleghe ai consiglieri per motivarli anche sempre di più. Bisogna fare un lavoro partecipato, però bisogna tenere presente che la legge ha previsto la funzione del sindaco metropolitano, che ha dei compiti, dei ruoli, delle responsabilità di cui io personalmente farei tranquillamente a meno. Che faccio già il sindaco di Napoli con una cosa immane, però la legge è legge, la legge va rispettata. Sono stati sollevati profili di legittimità, sono stati rigettati. Adesso mi auguro che non ci sia qualcuno che attraverso i vecchi arnesi della politica voglia introdurre meccanismi che poi ci consentirebbero di mandare in impasse, in blocco la città metropolitana. Un confronto con tutti, grande dialogo, grande rispetto, ma lo statuto in alcuni punti decisivi deve essere modificato, la bozza di statuto, diciamo, quella che ha prodotto la Commissione. Ecco, veniamo un attimo proprio oltre allo statuto, il rapporto con i comuni. Lei ha detto proprio in questa sede che la città metropolitana deve essere la città metropolitana dell'intera provincia di Napoli, cioè che lei rappresenta i comuni della provincia di Napoli e tutto il territorio deve riconoscersi in questa istituzione. Ecco, se lei dovesse dire agli amministratori, più che ai cittadini, e ovviamente attraverso loro ai cittadini, in che modo la città metropolitana può aiutare i comuni, gli enti locali in questo momento di difficoltà per il territorio? Ma si deve ancora costruire una rete, qua si deve ancora lavorare. Sarà un momento importante la conferenza dei sindaci a giugno sull'approvazione dello statuto. Sarà importante anche perché ci sono le elezioni anche amministrative in molti comuni il 31 maggio. Quindi avremo comuni importanti come Giugliano e anche altri che avranno i sindaci. E quindi bisogna lavorare più in rete, bisogna lavorare insieme. Come ricordava lei, è mio convincimento che la rete dei sindaci, la rete tra i sindaci dei comuni della città metropolitana e del sindaco della città metropolitana è fondamentale. Noi siamo tutti quanti schiacciati dalle incombenze quotidiane di ognuno di noi che fa il sindaco della propria città, quindi dobbiamo trovare strumenti, occasioni sempre di più per dialogare, per rafforzare i canali di comunicazione e anche, come dire, l'unione fa la forza in un momento così difficile. Quando parlavo di tagli, quando si taglia alla città metropolitana, come effetto collaterale si taglia ai sindaci anche dei comuni della città metropolitana, che già subiscono tagli poi a prescindere. Io per esempio subisco come sindaco della città metropolitana un taglio di 53 milioni, come sindaco della città di Napoli un taglio di 51 milioni, sono 100. Anche gli altri miei colleghi si prendono il taglio dei 53 milioni come sindaco della città metropolitana, più tagli, più piccoli per i loro comuni. Quindi l'unione fa la forza, la collaborazione e la cooperazione è necessaria al di là degli schieramenti politici. Quindi lei ha parlato di questa occasione che avremo a giugno. Giugno c'è la conferenza dei sindaci, un momento importante di confronto perché la conferenza dei sindaci, la conferenza metropolitana deve dare il via allo statuto. E si parlerà anche di piano strategico, quindi del futuro strategico della città Assolutamente metropolitana. sì. Perfetto. Sindaco, lei ha accennato prima al rapporto con i lavoratori, ha detto che ha trovato una struttura disponibile e pronta a lavorare. So che stamattina è stata a visitare tutti gli uffici, mi hanno raccontato che lei addirittura si è fatto tutti i piani, abbiamo salutato Un'ora e mezza, ho fatto pochi quasi tutti i dipendenti. Ecco, so che contemporaneamente lei sta attuando anche delle trasformazioni organizzative all'interno della città metropolitana, è stato nominato il nuovo segretario generale, il capo di gabinetto. Ecco, lei ritiene che la struttura organizzativa, così com'è, per essere adeguata alla città metropolitana, avrà bisogno di altri aggiustamenti e quindi ci saranno operazioni di rafforzamento di alcune strutture, di alcune parti dell'amministrazione, o ritiene che la macchina per il momento debba rimanere invariata? Innanzitutto abbiamo dato ossigeno al personale preoccupato, sfiduciato, dando garanzie del massimo impegno nostro, che non faremo cadere nel baratro la città metropolitana. Ho garantito il mio impegno massimo e ho fatto in modo, grazie a un lavoro di squadra, di
di consentire che il premio di produttività del 2014 venga appunto licenziato ed erogato ai dipendenti nel mese di maggio. Questo serve anche per far comprendere premio la macchina di produttività del 2014. 2014. Sì. Stiamo già lavorando per quello del 2015. Chiaramente si devono fare dei cambiamenti anche. Ci saranno delle modifiche dirigenziali nei prossimi giorni e io poi sto rafforzando la struttura di gabinetto. Credo che in settimana ci sarà il capo di gabinetto, una struttura con la nuova nomina del capo di gabinetto, una sua struttura. Abbiamo nominato il segretario generale, una persona molto motivata, molto preparata, che viene da esperienze molto significative. Insomma, come ho detto anche stamattina nella mia visita alla sede di Don Bosco, io credo molto nella squadra. Insomma, io posso avere tutte le motivazioni di questo mondo e tutto, diciamo, la forza di questo mondo, ma se il personale non mi segue nel progetto non andiamo da nessuna parte. Viceversa, se il personale è carico e il sindaco si distrae, non si va da nessuna parte. Un lavoro di squadra, ognuno deve fare il suo ruolo, il suo compito. Dobbiamo dimostrare che siamo un ente vivo, che non siamo un baraccone, che i dipendenti non sono zavorra e piombo come pensa qualcuno, che il paese non migliora privatizzando i servizi pubblici essenziali, ma invece noi li dobbiamo far funzionare. Poi, se c'è qualcuno che fa il furbo all'interno della macchina amministrativa, qualcuno che insomma non fa il suo dovere, sarà individuato e, diciamo, sarà in qualche modo sanzionato. Su questo non c'è dubbio, perché poi insomma noi dobbiamo lavorare e lavorare tutti, perché qua il lavoro è tanto, è tantissimo, in condizioni difficili, condizioni anche in certi scrosci drammatici, però io insomma ho visto molta motivazione, ho visto anche molta competenza nella città metropolitana, quindi sono ottimista. Lo siamo anche noi a questo punto. Ricordo che il sindaco ci ha promesso che tornerà al più presto, ne faremo un'occasione abbastanza comune. Sindaco, io la ringrazio. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie.